Netto di Marotta, la cronaca in questo servizio. Grazie ad un secondo tempo giocato davvero bene, il Bari si aggiudica l'ultimo match amichevole prima del calcio che conta. Il gol lo realizza Marotta con un elegante pallonetto che la dice lunga sulle qualità del numero 9 barese. Durante l'intervallo Torrente deve essersi un po' arrabbiato perché la squadra è entrata in campo con un'altra mentalità e con una testa diversa. Inizialmente Torrente ha schierato Lamanna, recuperato all'ultimo momento, Masi, Borghese, Dos Santos e Salvatore Masiello in difesa. Kopunek, Donati e Rivaldo a centrocampo, Rivas, Marotta e Caputo in attacco. Nonostante la presenza di Donati, il Bari non riusciva a rendere fluida la manovra e soprattutto a rispirare le punte che mai venivano messe in condizione di concludere. Solo nel finale di tempo, timidamente i baresi riuscivano a colpire verso la porta spagnola. All'inizio del secondo tempo, mentre gli iberici confermavano la stessa formazione, Torrente faceva entrare Scavone, Bellomo e Defendi. Subito il Bari riusciva ad imporsi e a concludere rete con Caputo, Marotta e Bellomo. Al 23esimo, su un preciso lancio da centrocampo, Marotta anticipava il portiere con uno splendido pallonetto. Poco dopo, Marotta forniva a Defendi la palla del 2-0, ma l'ex leccese incredibilmente sbagliava. Ancora Marotta vedeva una sua conclusione deviata dal portiere del Real e inutili risultavano gli attacchi finali degli iberici, tesi a riequilibrare il risultato. In conclusione, meglio il Bari del secondo che del primo tempo, lo stesso Bari che si spera di rivedere contro lo Spezia domenica sera nel secondo turno di Coppa Italia. È tutto.